1000 kg di tritolo, una potenza esplosiva impressionante e inimmaginabile, dicono gli inquirenti, per cancellare il nemico giurato, l'uomo diventato in questi anni il simbolo stesso della lotta alle cosche mafiose. Una strage studiata nei minimi particolari e preparata da tempo. 5 i morti, oltre a Falcone, la moglie Francesca Morvillo e 3 agenti della scorta che viaggiavano sull'auto che precedeva il magistrato, scaraventata a 200 metri. C'era il televisore acceso e dettero questa notizia. Io ero poco più che adolescente e ricordo che da quel momento la Sicilia che conoscevo, la Sicilia solo bella, punto e basta, usciva, faceva vedere il suo animo brutale. Quindi da quel momento conoscevo l'altro aspetto della nostra terra. La mafia uccide di nuovo a Palermo. Dopo Falcone, un altro magistrato, Paolo Borsellino, è stato assassinato sotto la casa della madre, in via D'Amelio. Io mi sono ritrovata in piazza insieme a tante altre persone, a manifestare, a sbattere i piatti, a fare rumore, a fare proprio rumore e a farsi sentire, perché era per me intollerabile che si potesse continuare a vivere in una città come Palermo, quando in quella città sono accadute a distanza di pochissimo tempo due stragi come quella di Falcone e subito dopo di Borsellino. La mafia aveva inferto il colpo ferrare allo Stato. C'era una Sicilia letteralmente in ginocchio. Ricordo la mia Palermo, ricordo Brancaccio, il quartiere in cui sono cresciuto, che si leccava le ferite. Libera nasce proprio in quel momento, quando c'era bisogno di ricostituire la base sociale, ricostituire l'Italia per certi versi, partendo dal basso. Il primo compitino che si dà, compitino umile, è da Bolzano fino a Pachino, dal profondissimo nord al profondissimo sud, raccogliere le firme. 1 milione di firme vennero raccolte, perché l'idea che venne a Ciotti e Caselli, che riprendevano il grandissimo lavoro di Pio La Torre, a cui la cooperativa è intitolata, era quello che le mafie bisogna aggredirle su 3 livelli: prevenirle, reprimerle, ma strappargli i beni. Dopo gli arresti dei grandi boss, grazie a Libera e al Consorzio Sviluppo Legalità, in questi paesi storicamente terra di consenso mafioso, nasce la volontà di voltare pagina. Il Consorzio Sviluppo e Legalità è un consorzio di 8 comuni dell'Alto Belice Corleonese in provincia di Palermo che si occupa della gestione delle terre confiscate ai clan mafiosi. Le terre vengono gestite da cooperative di giovani che sono specializzati negli settori dell'agriturismo e dell'agricoltura biologica. Dobbiamo dire che è una lunga storia qua in Sicilia, la ricerca di un posto di lavoro. Io mi sono diplomato, successivamente mi ero iscritto all'università, ho dato 2 materie, però ho abbandonato subito perché era troppo faticoso e troppo dispendioso, ci volevano tanti soldi. E mi sono intrapreso a cercare lavoro, faticosamente, ma... E niente, ho iniziato a fare dei lavori così in nero, in campagna, muratore, traslochi, ho fatto un po' di tutto, giardinaggio. Un ragazzo come me è difficile trovare lavoro, perché non avendo nessuna conoscenza è difficile. Quindi vai a lavorare nei posti in cui precari, che magari lavori una settimana e poi sei a casa e quindi... Beh, che cosa faccio oggi? Come l'affronto questa difficoltà? Perché le cose non cambiano? Io che posso fare? O perlomeno io cosa posso fare per cambiare le mie di cose? Grazie a Libera, al consorzio e alle prefetture, viene emanato il bando per la formazione della cooperativa Pio La Torre. E qui comincia la nostra storia.